questo nuovo video, oggi siamo qua per un altro video a tema Zero Waste. Questa settimana in realtà avrei voluto fare dei video a tema Canada su alcune cose, però visto che ormai ho iniziato la settimana con il Zero Waste, continuiamo con questo Zero Waste. Oggi faremo un video un po' più leggerino, niente di io e chissà che. Scusate se tengo il telefono come al solito, io ho i miei appuntini dove metto cose molto deep, non è vero niente, ogni volta che scrivo non si capisce niente. E oggi voglio parlarvi delle difficoltà del Zero Waste, le cose che io ho avuto difficoltà all'inizio e che magari, che ne so, ho tuttora, che ne so. Parleremo di cose molto generiche, se avete voglia di dirmi la vostra esperienza, quali sono state per voi le vostre difficoltà del Zero Waste, quali sono tuttora, perché insomma, secondo me il Zero Waste è una cosa che una volta che si inizia si impara sempre, è sempre una specie di upgrade, insomma, nella vita, quindi secondo me saranno sempre cose, impareremo sempre cose nuove, la strada è lunga ma non impossibile e non si deve appunto aspirare a essere sempre the best of the best, non si deve aspirare a essere perfettamente zero waste perché nessuno è perfetto, nessuno, quindi mi raccomando non fatevi stressare da queste cose, vi lascio il video se volete, se non l'avete visto, dove io parlavo del mio primo anno da zero waste, dove parlavo un attimo di alcune cose che magari riprenderò in questo video, soprattutto per quanto riguarda l'ansia e lo stress che io avevo nei primi mesi, e frustrazione più che stress nei primi mesi per quanto riguarda il zero waste. Se non l'avete visto, vi lascerò linkato qua sopra, così potete andare a vederlo e come si dice, sentirvi anche meglio, perché io cerco comunque nei video di essere il più onesta possibile, non starò mai a mentirvi su certe cose, tipo Zero Waste, una passeggiata raga, no, vabbè, niente. Quindi oggi volevo parlarvi delle difficoltà del Zero Waste, che sicuramente sono delle difficoltà anche principali del Zero Waste. Prima cosa di cui voglio parlarvi è la fast fashion. Io sulla fast fashion ho fatto ovviamente 70.000 video, 70.000 video contro H&M, no vabbè, ho fatto comunque dei video per la fast fashion, comunque ho una playlist qua su YouTube che si chiama Shopping Etico, se non mi sbaglio, dove potete trovare dei video dove parlo della fast fashion, parlo come fare shopping etico, parlo anche insomma, dei negozi dell'usato, eccetera eccetera. Secondo me una cosa che ho visto tantissimo e che vale anche per me all'inizio del percorso di Zero Waste è proprio il rinunciare alla fast fashion. Io non ho fatto fatica a rinunciare alla fast fashion, perché comunque bene o male ho comunque tanti negozi dell'usato qua a Montreal, ce ne sono tantissimi negozi vintage, grazie a Dio abbiamo la tecnologia stupenda, meravigliosa e possiamo trovare tantissime cose online, però non è una cosa che vale per tutti, cioè non è che tutte le persone se la sentono di comprare usato, non tutte le persone se la sentono di comprare online oltretutto, ci sono anche persone magari con una fisicità anche diversa che magari tendono a voler provare le cose, io per prima non comprerei mai dei pantaloni per esempio online perché io li devo vedere come mi stanno, altrimenti non le prendo, quindi ci sono alcune difficoltà che solo perché per me è una difficoltà, cioè solo perché per me non è difficile comprare un maglione, perché dico vabbè tanto maglione, sempre quello, taglia quella, se mi sta un po' largo non succede niente, magari non tutti hanno questi problemi, magari uno dice vabbè io non sono sicura se questo maglione mi entra, non sono sicura se mi starà bene, non cioè capite? Quindi secondo me non è così facile il passaggio, io scherzo sempre, dico ah faccio maledetti voi che lo comprate, magari anche sì, però voglio solo dire che non è sicuramente un passaggio facile del Zero Waste, perché comunque siamo abituati ad avere attorno solo quelle catene, cioè quello è principalmente, quindi se vogliamo buttarci sull'usato dobbiamo trovare effettivamente i negozi, vedere se effettivamente troviamo le cose o buttarci sulle cose etiche che magari costicchiano, insomma ci sono tante cose da considerare, non è un passaggio facile, non dico che sia impossibile, però sicuramente all'inizio la mia più grande frustrazione era il fatto che più che altro che la gente sa cosa sia la fast fashion e comunque non ci rinuncia, non fa degli sforzi nel dire vabbè dai, compro ancora fast fashion ma compro meno cose, cerco di comprare meno cose ma utili, ecco questo intendo. Quindi non c'è niente di male se ancora fate fatica a rinunciare alla fast fashion, però che sia solo per il motivo del tipo compro meno, giuro che compro meno, ma voglio smettere pian piano. Ok, non che sia tipo i vestiti di H&M sono troppo cute, non ce la faccio, perché lì non mi scuso, ecco. Quindi questa è stata anche per me una difficoltà, perché comunque sapete, andate in giro per i negozi, principalmente quelli sono i negozi,
Quello è, cioè è tutto fast fashion praticamente attorno, quindi tu magari vai in centro commerciale un giorno, entri in negozio e dici che bellino questo vestito, poi però dici ma è fast fashion, quindi te ne esci. Io ho risolto questa cosa non andando nei centri commerciali, perché principalmente dico se io vado nel centro commerciale devo effettivamente andare da qualche parte di specifico, altrimenti non ci vado perché non comprerei niente. Cioè non è che non vado in centro commerciale perché sono tentata dal comprare fast fashion, ma perché principalmente cosa vado a fare se so che non comprerò niente, cioè vado lì a perdere tempo, piuttosto sto a casa a guardare Netflix, no? Un'altra cosa sono alcune cose, come ho già detto io parlo anche di esperienze personali, ma anche di esperienze che alcune persone mi hanno raccontato, ovvero di certi prodotti zero waste che costano troppo. Sono d'accordo che ci sono delle cose che costicchiano, che magari non sono, non tutti se le possono permettere, assolutamente, cioè bisogna anche saper includere le persone che non tutte hanno la stessa possibilità economica di comprare la tazzina fica riutilizzabile o il portapranzo, cioè, capite? Cioè, no, l'ho ripetuto 70 volte ma lo ripeterò per la 71esima, il fatto che per essere zero waste non avete bisogno di cose fiche e per Instagram lasciate stare tutte le sponsorizzazioni, tutte le cose belle che vedete su Instagram, non avete bisogno, non dovete avere per forza la 24 Bottles come bottiglia riutilizzabile per essere zero waste, potete benissimo avere una bottiglia a caso, pure se comprate una cosa da Tiger, che per quanto sia un brand iper non sostenibile, se decidete di comprare la bottiglia da Tiger va bene lo stesso, è comunque una bottiglia riutilizzabile che userete, magari non sarà la stessa qualità, magari non vi terrà il freddo troppo tempo, non vi terrà il caldo troppo tempo, ma è pur sempre una bottiglia riutilizzabile. Quindi per cominciare non avete bisogno di comprare tutte le cose costose che vedete o tutti i brand che effettivamente vengono sponsorizzati. Io per prima all'inizio mi sentivo un po' overwhelmed perché ero piena di un sacco di cose tipo, queste cannucce, questa cosa, questi. Ovviamente sì, io sono la prima a dire, vi prego, se comprate qualcosa, compratelo da un brand etico, perché effettivamente i materiali sono migliori, il prodotto vi durerà molto di più, quindi giustamente compratelo da là. Però se avete certe difficoltà, che non potete permettervi proprio tutto, non avete bisogno di tutto. Vi dico, non avete bisogno di tutto. Cioè, non è che se non avete i panetti in cera, allora basta, siete gli ultimi stronzi a non essere zero waste, non è vero niente. Cioè, pensate alle cose principali di cui avete bisogno. Quindi io all'inizio, magari che ne so, primo mese che sono passata al zero waste, ero tipo, vorrei tipo il portapranzo, perché effettivamente io adesso ho la scatolina portapranzo in acciaio, che appunto è molto leggera, perché io me la porto sempre dietro nel mio zaino, in caso succeda che io voglia di prendermi qualcosa da mangiare da qualche parte, c'ho il mio contenitore, ed è molto leggera da tenere in borsa, piuttosto che quella in vetro, o piuttosto quella in plastica che non sempre si chiude. Almeno io ho sempre avuto dei Tupperware sfigati che si aprivano nel mio zaino, cioè lasciamo stare. Quindi lì dipende sempre dalle, come si dice, sia dalle disponibilità che avete, ma anche dal vostro stile di vita, perché se sapete che effettivamente il pranzo non lo porterete mai in giro, perché non avete bisogno, che ne so, magari il lavoro vi paga il pranzo, quindi non avete bisogno di portarvi dietro il pranzo a sacco, non avete bisogno effettivamente di quella cosa. La tazzina da caffè, effettivamente se voi andate al bar a bere il caffè sempre e state là, il senso di avere la tazzina portatile non ha senso. Quindi non fatevi spaventare perché ci sono dei prodotti che costano un fottio di soldi e dite, oddio, non me lo posso permettere. Questo non fa di voi meno zero waste, questo non fa di voi che tipo dovete per forza avere quelle cose, non dovete per forza avere niente, cioè solo cose utili, pure le cannucce che le sponsorizzano come se fossero la salvezza del pianeta, ma le cannucce effettivamente se le usate ha un senso, ma se non le usate state facendo acquisto inutile, tutto qua. I prodotti sfusi, allora io so che i prodotti sfusi sono un grosso problema per tante persone perché non tutti hanno dei negozietti sfusi, giustamente io sono fortunata perché ho i negozi sfusi, ho accesso ai negozi sfusi e posso appunto permettermi di comprare tutto sfuso, di avere meno spreco in casa mia, ma questo non significa che se voi non avete prodotti, non avete negozietti per lo sfuso, allora oh mio Dio, panico, cosa faccio? Non succede niente, non è colpa vostra, è colpa del sistema, del paese, della città che effettivamente non hanno ancora implementato questi servizi. Qua in Canada questi negozietti dello sfuso esistono da anni, prima ancora dei negozi zero waste c'era la catena, come si chiama, Bulk Barn, mi sa,
che esiste in North America, se non mi sbaglio, e loro vendono di tutto, vendono caramelle sfuse, farina sfusa, zucchero sfuso, vendono di tutto sfuso, veramente di tutto. E loro erano la grande catena che esisteva ancora prima che effettivamente dei piccoli negozietti zero waste che fossero incentrati più sulle cose zero waste esistessero. Quindi secondo me pian piano arriveranno anche in Italia. So che in Italia ci sono già dei negozietti sfusi, sì, ce n'è uno che si chiama Bottega Sfusa ma non so la città, quello conosco, e poi vabbè c'è il negozietto di Friendly Shop per esempio per tutti i prodotti riguardo al zero waste se ne avete bisogno per esempio. Però sì, non perché adesso non avete possibilità di comprare le cose sfuse, allora basta, è finita, che schifo lo zero waste. Cercate di comprare le cose sfuse, quelle che esistono, perché frutta e verdura sfusa le trovate. Voi in Italia, lo dico sempre, in Italia siete fortunati perché avete comunque i mercati, che almeno dove vivo io c'erano, tipo i mercati del mercoledì e del sabato, mia madre ci va sempre a comprarsi la verdura e la frutta, anche il pesce. Cosa che qua c'è, ma conviene andarci in estate perché in inverno dove cacchio vai, fa freddo. Quindi diciamo che comunque le cose che si possono comprare sfuse esistono anche in Italia. Non è che tipo in Italia adesso vendono tutto in plastica, ma dai, non diciamo che cazzate, dai. Quindi anche se non avete negozietti sfusi, puntate sempre a comprare quantità più grandi, in modo da sprecare meno imballaggio. Andate nei posti magari che hanno, andate al fruttivendolo, andate appunto per comprare frutta e verdura, insomma, cioè sono consigli che io ho ripetuto da sempre, ho fatto anche un video con la Stronzetti per quanto riguarda i supermercati, ve lo lascio qua e vi faccio vedere la mia spesa zero waste al supermercato, diciamo, e come evito lo spreco. Io tuttora faccio ancora degli sprechi nella mia vita, e cioè per esempio io mangio solo lo yogurt vegetale, ok? E lo yogurt naturale, cioè lo yogurt normale lo trovi anche in vetro, lo yogurt vegetale invece no, quindi mi tocca comprarlo in plastica. Non lo trovo sfuso, non so farlo, quindi non ho la macchinetta dello yogurt e tutto, e non voglio prenderla per adesso, finché, cioè, se devo trasferirmi, non ha senso che inizio a comprare cose. Quindi diciamo che io comunque ho ancora degli sprechi che faccio nella mia vita, perché ci sono proprio quei prodotti che purtroppo è impossibile evitare e che te tocca comprare, no? Quindi sì, cioè, non scoraggiatevi per questa cosa solo perché non ci avete i negozietti dello sfuso. Un'altra cosa sono, quando passa il zero waste inizia ad avere tutti questi episodi strani, cioè strani, dove ti senti un po' strana, dove dici, inizi a voler fare meno spreco, quindi all'inizio sei un po' tipo anche in imbarazzo a dire, ah, per caso mi potete, se vi do il mio contenitore, mi potete mettere il cibo dentro, yeah, uhu, oppure dite alla persona, no, mettetemi la cannuccia, o mettetelo nella mia tazza, o il fatto che ti chiedono, hai bisogno di un sacchetto, e tu sei tipo, no, ma sei sicura, guarda che, no, ma c'ho la mia borsa di tela che la tiri fuori, sei tipo tutta impaurita, quasi tipo a far vedere queste cose, perché magari, che ne so, magari pensi che la gente pensi male per queste cose. All'inizio ero molto imbarazzata, adesso non mi frega niente, cioè sono tipo, la mettimi tutto nel mio contenitore, non voglio neanche vedere un pezzo di plastica, madonna, ecco. E queste sono cose molto divertenti, perché sei sempre là che ti senti quella strana del gruppo, no, tipo, magari che ti arriva e ti arrivano queste cose, però diciamo che qua in Canada c'è una mentalità più aperta rispetto a tanta gente che mi parla dell'Italia, mi parla di episodi in Italia, addirittura che c'è gente che ha una borsa di tela che viene presa in giro, quindi capiamoci i livelli. Qua è normalissimo avere la propria borsa di tela, adesso addirittura i supermercati hanno messo l'opzione che tu puoi portare i tuoi contenitori, puoi portare, cioè, qualsiasi cosa pur di farti sprecare meno, fanno addirittura loro tutte queste campagne, insomma, per antispreco, il che è molto bello da vedere. Ci sono dei caffè che ti fanno lo sconto se c'è la tua tazzina, invece di darti la tazzina usa e getta, però come ho già detto ci sono certe cose che sono più comuni qua che in Italia, come la cosa del caffè. In Italia quante persone vedete effettivamente con la loro tazzina da caffè che vanno in giro per la metro? Pochissima, cosa che invece qua è molto molto molto, cioè la vedi molto più spesso come cosa, e lo spreco delle tazzine usa e getta è enorme, è veramente enorme, per via di queste catene che esistono, che ti danno tutto, invece di fare, che ne so, magari delle promozioni, cioè oltre a fare la promozione del ti do il 15% di sconto, potrebbero anche fare più promozione del tipo che se ti prendi la tazzina con usa e getta la paghi di più. Tipo, per esempio,
Quindi diciamo che ci sono certe problematiche che sono più attive qua che in Italia, per esempio. Però all'inizio sì, mi sentivo un po' a disagio, tipo quando dovevo magari mi vergognavo quasi, soprattutto quando dovevo andare a prendermi il pranzo e dicevo: ma potete mettermi una mia scatolina? Tipo, oddio, adesso mi giudicano. E tantissima gente invece ha avuto una reazione molto positiva, tipo: oddio, ma che buona idea! Cioè, per dirvi, al lavoro, quando ho iniziato a lavorare dove sono adesso, appunto, andavo ogni tanto a prendermi il sushi, andavo sempre con la mia scatolina. E le ragazze, le mie colleghe mi hanno vista con questa cosa, fare questa cosa, e mi hanno chiesto: oddio, ma è una buona idea, dovrei farlo anch'io. Quindi adesso tutta la gente che va a prendersi il sushi, perché il sushi è veramente sotto, cioè di sotto fai due passi, sei dentro il negozio, nel ristorante di sushi, vanno col piattino. E ormai la gente ci conosce, ogni volta che andiamo ormai loro sanno che ci mettono le cose dentro il piatto e fine. E quindi è una cosa bella, perché giustamente tu fai questo gesto, la gente vede farti questo gesto e cercano anche di farlo anche loro, e che è veramente una cosa bella. Un'altra cosa che non dico fosse difficile nel percorso Zero Waste o altro, però nel senso, quando passi al Zero Waste inizi a pensare di più a tantissime cose, del tipo inizi a pensare a qualsiasi cosa possa fare il minimo spreco, tu inizi a oddio. Ecco, hai un po' questo panico. E ogni volta ci sono, ritornando agli episodi, un po' mi imbarazzano, ci sono tante di quelle cose del tipo da Sephora quando vai e magari ti danno i campioncini, no? E ogni volta mi toccava tipo rifiutare i campioncini, o ogni volta che ne so, vai anche in giro per il centro commerciale e loro ti danno dei campioncini così a caso da provare, e tu sei tipo là: no, no, grazie, no, no. Cioè, principalmente per il fatto di, appunto, che non vuoi, che stai rifiutando delle cose gratis, e tipo la gente non concepisce questa cosa: oh, stai rifiutando i miei campioncini, come osi, ecco, tipo, mi sono trovata spesso in questa situazione, tipo che, no, vabbè, ma, cioè, è gratis, e faccio sì, lo so che è gratis, ma va bene così. Un altro episodio che mi ricordo, che è stato quando mi sono iscritta in palestra, e quando mi sono iscritta in palestra mi hanno detto: sai, con questo tuo abbonamento hai in regalo la borsa da palestra e la maglietta della palestra, woohoo! E io ero tipo: ah no, vabbè, va bene così, non importa. No, ma è incluso nel prezzo. Faccio: no, no, lo so, ma non ho bisogno, perché la borsa da palestra, cioè, ho una borsa da palestra, ma non uso quella borsa, io uso una semplice borsa di tela per andare in palestra. E la maglietta della palestra mi serve seriamente? No, perché c'ho a casa mille magliette che posso usare per la palestra. Quindi ho detto: no, vi giuro che ci ho messo 10 minuti buoni a convincere la ragazza a dirle: ti giuro che non ne ho bisogno, va bene così. E tipo, non so se avete presente il meme di Pikachu, tipo Surprise Pikachu, che fa. Ecco, la ragazza era così per 10 minuti totali, perché come ho osato rifiutare una cosa gratuita? Come ho osato? Però queste sono cose alle quali ti abitui quando inizi ad entrare nella mentalità zero waste, in cui dici: non ho bisogno di questo, non ho bisogno di questo, solo perché sono gratuiti e non significa niente. All'inizio è un po' più frustrante, perché sei tipo: ma perché sta gente non capisce? Ma poi tu inizi a nonchalance, magari. Beh, magari c'è anche gente che lo capisce di più, ecco. Un'altra cosa sono anche i volantini, perché ogni volta che vedo la gente passare i volantini, cioè mi fanno pena, perché dico: magari loro devono far finire questi volantini, però allo stesso tempo ho un odio supremo per i volantini, perché dico: perché stampate i volantini, che oltretutto sono pure plastificati, sono delle brutte cose. Quindi all'inizio, ogni volta che passavo vicino alle gente che dava i volantini, o addirittura vicino alla metro, ci sono due signori di primo mattino che danno il giornalino gratis. E ogni volta devo dire: no, grazie, no, grazie. Sono tipo sempre una cosa. E vi giuro che questa cosa mi fa sentire male alle volte, perché sono tipo: ogni mattina loro mi vedono, io ogni mattina dico: no, grazie. Perché tanto quel giornale so che ce l'avrò al lavoro, perché al lavoro c'è sempre qualcuno che lo porta. E dico: perché devo prendere questo giornale che so che tanto non leggerò, dopo finirà nella spazzatura? So che quel giornale finirà comunque nella spazzatura prima o poi. Però allo stesso tempo, cioè, perché mi devo portare dietro volantini, giornaletti, varie cose, e diciamo creare io stessa spazzatura, quando posso semplicemente dire no? Quindi sì, non vergognatevi di dire no quando non avete bisogno effettivamente delle cose. Cioè, anche se un vostro amico decide di dirvi: ah, per caso hai bisogno di uno zaino, te lo regalo, giuro, gratis, così. Se non ne avete bisogno, non prendetelo. Cioè, sono cose che effettivamente, cioè, se non avete bisogno, non ne avete bisogno e basta. Bene, credo di aver blatterato tantissimo pure in questo video. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatti, come dire, calmare.
mio padre ha detto che è normale, certe cose sono normalissime, certe cose le troverete sempre anche la gente in balba che non capisce ciò che state facendo, la gente che dirà ma dai, ma per una volta, questa è la scusa preferita della gente, dire dai, per una volta non succede niente. Quindi mi raccomando, voi stiate, stay strong in questo percorso, anzi cercate magari di educare di più le persone su certi sprechi di cui non ci rendiamo conto, perché ci sono cose di cui non ci rendiamo conto e sono automatici nella nostra vita ed è normale così, no, perché per tanta gente è normale. E niente, spero questo video vi sia spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!